hai fatto fin da ragazzina, cacao meravigliato, adesso hai ricantato l'altro giorno, è stato una rivelazione per molti, perché poi appunto versione uno fatto, se le dimentica, hai fatto 500 cose diverse, e non ti sei mai voluta fermare, e l'hai fatto tutte bene, in genere appena uno ne trova una che fa bene, si ferma. No, sei sempre, c'è come una specie di insoddisfazione implacabile. No. Qual è la molla? No, la curiosità. La cosa buona, guarda, questa è una cosa che... Ho perso quell'età adulta, ho perso la fantasia. Ho perso un po' di fantasia. L'esercito così, soltanto quando scrivo. Però nel quotidiano la fantasia che vede mia figlia che è piccolina non ce l'ho più, e quello è un gran peccato, però la curiosità non mi è andata via e non sono insoddisfatta delle cose che faccio, sono contenta, ma io ho fatto questo mestiere per giocare, perché così si dice, no? Anche tutte le altre lingue, play è recitare, e per giocare seriamente, un gioco d'adulto, un gioco importante, insomma, bisogna prendersi le proprie responsabilità. Però l'ho fatto per fare tante cose, gli attori possono fare tante cose, io avrei voluto fare la cantante, avrei potuto farlo, poi magari sarebbe andata malissimo, perché insomma cantavo bene, ma poi non è che il cantante è bravo solo se canta bene, ci sono straordinari coristi che sono migliori dei cantanti, perché hanno un'estensione incredibile, ma non hanno trovato magari la loro strada, perché non hanno un timbro particolare, sai, lì c'è proprio l'imponderabile. Quindi non è detto. In ogni caso ho avuto la possibilità di avere un produttore che mi dicesse, questa è una cosa che ho già raccontato, che mi piace ripetere, che mi dicesse, guarda, proviamo a fare un repertorio, scegli un genere. Io non sapevo scegliere un genere, perché nella musica mi piaceva tutto, nel teatro, nel cinema mi piaceva tutto, da spettatrice mi piace tutto, mi piace il film d'autore, mi piace il cinema d'autore, mi piace però andare a vedere voi popcorn, non mi dispiace nominarli perché ci stanno rubando il primo posto, però gli Avengers a me mi piacciono, ma lo diciamo in giro, ma ci hanno rubato il primo posto, non cazzate, una cosa scontato, sì, però io comunque mi ingarello, capito? Pure Hollywood, mi ingarello sempre, però per dire, guardo tutto, quindi l'unico mestiere che mi dava la possibilità di fare tutto era quello dell'attore, dell'attrice. Se poi lo fai e fai una cosa sola, sei scemo, perché hai la possibilità di fare tutto questo mestiere, puoi vivere tante vite, puoi fare vivere tante vite al momento, poi non è che te lo porti a casa, sai, Mariangela Melato, ho avuto l'onore di frequentare nella mia vita, meravigliosa, Mariangela parlando di metodo diceva, chi si porta a casa il personaggio è un cretino. Era molto come te. Mariangela era dentro un personaggio, era una cosa commovente, si trasformava, ma poi se ci andavi a cena era lei, non era mica una pazza che restava dentro al personaggio. Ed è così, insomma, io finché la mia vita sarà ancora più interessante del gioco che faccio sul palcoscenico, anche perché i giochi sono pericolosi, se fai una persona che sta veramente male psicologicamente, poi che fai? Devi sempre interpretare quello che sta male psicologicamente, insomma una cosa, già io c'ho i miei problemi. Sono uomini in genere, vedi Daniel Day-Lewis. Molto nel metodo, che vanno benissimo, se no apprezzo, diciamo, vuol dire l'impegno di chi usa, insomma, il metodo che io peraltro ho studiato nel mio triennio di scuola, so usare al momento, a volte non so usare sufficientemente, sicuramente che riesce a concentrarsi in quel modo, lo usa molto meglio. Detto questo, insomma, a casa voglio stare tranquilla e non voglio avere altri che vocine che mi parlano nella testa, se no è lì, c'è bisogno poi di uno bravo che mi aiuti. Perché non sto parlando di un regista, ma parlo proprio di psichiatria, che è un'altra cosa e non vorrei avvicinarmi. Di che stavamo parlando? No, sì. Mi sono persa. Dove eravamo rimasti? La voglia di fare tanto, grazie. Sì, per una persona preziosissima, resti qui. Quello paghiamo. Grazie. Perché se non ci fosse lei, adesso io ho individuato un